parliamo dell'attività fisica in relazione alla salute. Ma sì, grosso modo si sapeva che sì, l'attività, mancanza di attività fisica non è che faccia così bene alla salute, ma quanto la mancanza di attività fisica oggi rappresenta un problema per l'Europa. Allora, se andiamo a vedere le valutazioni dell'OMS, del Global Burden of Disease, le stime più recenti ci dicono che nella regione europea dell'OMS, quindi per noi l'Europa si compone di 53 paesi e si estende dalle sponde dell'Atlantico a quelle dell'Oceano Pacifico, perciò questi 53 paesi comprendono fra le situazioni, diciamo, socio-economiche più avanzate del mondo e allo stesso tempo anche le situazioni che rispecchiano le realtà socio-economiche dei paesi che sono in fase di transizione dell'ex Unione Sovietica. Quindi è un'entità molto variegata. Ma insomma, noi grosso modo in questa regione ogni anno abbiamo circa 10 milioni di morti all'anno per il totale delle morti che si verificano. Di queste, circa il 10% sono attribuibili alla mancanza di attività fisica. Ora, l'importanza della mancanza di attività fisica come fattore di rischio negli ultimi anni è venuto aumentando in maniera incredibile, tant'è che adesso annoveriamo la mancanza di attività fisica come un fattore di rischio dello stesso rango quanto il fumo, quanto l'abuso di alcol e la mancanza di una dieta sana. Quindi sono questi adesso i 4-5 grandi rischi contro cui ci dobbiamo battere. Se abbiamo passato gli ultimi 40 anni a batterci contro il fumo, capite bene, e a far passare il messaggio dell'importanza del fumo, capite bene che sfida titanica abbiamo davanti a noi per far passare il messaggio dell'importanza di combattere la mancanza di attività fisica.